siamo un'associazione che si occupa di welfare giovanile ormai dai 6 anni e siamo adesso riconosciuti dal Consiglio d'Europa. Siamo nati nell'idea di pensare al benessere culturale dei giovani e abbiamo pensato a questo progetto perché i giovani, nella nostra esperienza con i giovani, abbiamo notato che la Grande Guerra viene vissuta come qualcosa di estremamente lontano, poco vicino, quando in realtà a nostro avviso è stato uno spartiacque sociale, culturale, che ha influito moltissimo su ciò che a noi è rimasto oggi in quanto nuove generazioni, quindi su tutti quelli che sono i lasciti che ci sono arrivati. Abbiamo quindi pensato di creare un progetto che parlasse dei retaggi della Grande Guerra, che parlasse della Grande Guerra vista più che altro dal punto di vista civile e della cittadinanza degli individui. Abbiamo individuato numerose tematiche, siamo diciamo per lo più partiti da dei territori che nel 1914 erano Austria-Ungheria, quindi territori ex austro-ungarici oggi, parliamo quindi di 3 province su 4 del Friuli che erano già coinvolte nel 14, e abbiamo pensato di sviluppare una riflessione grazie ad artisti, grazie ad attori, a drammaturghi, giovani ma estremamente capaci e volenterosi di lavorare su questo tema. Questa installazione nasce come riflessione su un concetto chiave secondo noi per la Grande Guerra, che è il concetto di confine, soprattutto in questo territorio. Il confine viene interpretato in molteplici maniere. L'installazione nello specifico, che nasce e è stata pensata solo per Tarvisio e le zone limitrofe, tratta il tema del confine inteso come confine tra pubblico e privato. È un confine che la Prima Guerra Mondiale sposta nettamente, nel senso che chi rimane a casa deve essere pronto ad accogliere l'esterno, quindi la donna nello specifico ha un ruolo chiave perché accoglie i soldati che sono magari in ritiro, accoglie i soldati in riposo e allo stesso tempo esce di casa per dare il suo supporto a quello che sta succedendo all'esterno. Il confine tra passato e presente probabilmente è dettato da come le persone ricordano quei momenti e quella guerra. È fondamentale, nel senso che ciò che siamo adesso è frutto anche di un passato che ci ha determinato, e allo stesso tempo possiamo, nonostante sia passato, autodeterminare un futuro diverso, no? Cioè, l'essere umano tende a dimenticare, no? E per ricordare e anche quindi approfondire la conoscenza di sé, dell'altro, la memoria storica, e appunto per fare questo deve continuare a ricordare, no? Nel senso che la vera memoria, ok, è un'attività, non è un qualcosa che ci viene dato. È un qualcosa che noi possiamo sentire, ma in realtà è fatto di storie, no? Che vengono di nuovo raccontate, rivissute appunto attraverso anche opere d'arte o rappresentazioni teatrali, no? Abbiamo bisogno di un continuare a raccontarci, no? Le campane della chiesa furono mute a lungo. Nella chiesa pernottavano i cavalleggeri. Era in uno stato ripugnante, non si poteva più dire messa lì. Abbiamo sentito la necessità di ripercorrere la vita di un bambino che ha vissuto la guerra in casa, fondamentalmente, e cercava un appiglio nella quotidianità che potesse rimanere stabile, perché era tutto in divenire, ogni giorno era differente, la sua quotidianità di figlio era stata sconvolta, si è ritrovato a convivere con dei soldati che passavano per casa, nuovi fratelli, chiamiamoli così. E abbiamo seguito il suo percorso, la sua fuga dalla casa in fiamme, e abbiamo visto come sua madre poteva rimanere effettivamente l'unico punto fermo, l'unica costante nella sua vita. Ho trovato un testo nella mia ricerca che era La guerra in casa di Lucio Fabi, e dentro il quale c'era un bellissimo diario di Pina Bauzon, questa ragazza giovanissima, che descrive attimo per attimo questi 3 anni e mezzo di guerra e la sua rocambolesca, diciamo così, quotidianità, perché la
l'attività iniziale di accoglienza, queste case venivano gestite quasi come degli alberghi, di un esercito e di un altro, perché prima erano sotto l'impero austro-ungarico, poi diventano italiane, poi diventano di nuovo sotto l'impero austro-ungarico, insomma a un certo punto c'è una confusione pazzesca. E la fuga, la profuganza, cioè il fatto, migliaia di persone che si spostano sul territorio, per un territorio di guerra, quindi completamente, continuamente bersagliato, incendiato e distrutto. Quindi ecco, questo diciamo diario è stato molto utile perché descrive in maniera dal basso, insomma dagli occhi di una bambina, di una ragazza, la ricerca di una casa, esatto, di una quotidianità perduta. Oltre all'installazione Memoria Spazio che c'è qui in Piazza Unità Tarvisio, importantissimo sarà il convegno Il Corpo delle Umane Memorie che avverrà a Malborghetto presso Palazzo Veneziano. Questa conferenza parteciperanno numerosi studiosi a un taglio internazionale, parliamo di studiosi ad esempio provenienti dall'Università di Bonn come Sandro Pignotti che è italo-tedesco, di studiosi provenienti dall'Università di Padova come Tancredi Artico che ha all'attivo un lavoro sulla memorialistica e sui diari della Grande Guerra, del professor Paolo Patelli, che è anche un grandissimo e stimatissimo artista di arte contemporanea italiano, ma ha insegnato anche alla Sheffield Academy piuttosto che alla New York University, e avremo Jonathan Casey, che è il capo archivista e curatore del World War First National Museum degli Stati Uniti d'America. A chiudere la conferenza ci sarà poi un contributo locale, un contributo molto orientato alla ricostruzione di quello che era il confine, i movimenti del confine geografico in questa zona, perché la tematica del confine è veramente pregnante e unifica sia l'installazione che la questione relativa al convegno. La riflessione sul confine è veramente importantissima per questo territorio.